sogno con Dima. È stata una sofferenza perché effettivamente non è una partita di campionato, è una partita che ti giochi insomma la qualificazione, quindi è stata veramente una sofferenza. È stata... I ragazzi sono stati pronti, hanno risposto bene, il gruppo c'è, sono contento per quello che stanno facendo, quindi non siamo da meno a nessuno, possiamo giocarcela fino all'ultimo. Beh, giocare ogni 2-3 giorni non è sicuramente bello, poi oggi pure questo caldo afoso qui, quindi è chiaro che l'abbiamo sballottati da una parte all'altra, non è sicuramente l'ottimale, però i ragazzi stanno bene, ci credono, sono molto motivati, quindi ogni volta che vado là i cori si sentono da fuori e quindi mi buttano all'aria. È veramente un bel gruppo, quindi sono contento per quello che stanno facendo e per come sta andando. Adesso ci prepariamo alla grande sfida, quella di domenica nel Padova. Sì, 2 giorni ha detto al mister di farle riposare un po' in modo che arriviamo più, e in questo momento certo ci crediamo un po' tutti, quindi dobbiamo spingere. Poi beh, io li voglio portare in Europa, ma loro, voglio dire, oggi già ci sono stati in qualche modo in Austria, quindi non è che si capisce tanto dove stiamo precisamente, però vabbè, al di là delle battute sicuramente il nostro progetto prosegue, andrà avanti. Non vogliamo fare annunci che magari adesso pensiamo di fare il massimo per uscire da questa categoria, dopodiché chiaramente ci organizzeremo in base a come va. Lì si sta andando avanti chiaramente con i tempi della nostra burocrazia, mi rendo conto che non è una struttura complessa, è una grande opera, quindi ci vuole il tempo che ci vuole. E il sindaco ha rassicurato che cercherà di rispettare i tempi. Noi siamo sul pezzo, ci stiamo appresso, man mano che ci vuole qualche integrazione la facciamo, cerchiamo di andare avanti. Diciamo, quella è una storia, una cosa che va per sé, perché dobbiamo sicuramente, abbiamo già fatto grandi sforzi per il progetto, quindi stiamo già pagando i progettisti.